conto alla rovescia per l'autoliquidazione del premio assicurativo INAIL da parte delle imprese. Il termine per il pagamento e per la comunicazione dei dati è stato fissato per il prossimo 16 febbraio. Per trasmettere i dati online c'è invece tempo fino al 16 marzo, fermo restando il pagamento sempre entro il 16 febbraio. Ne parliamo con Ennio Di Luca, responsabile della Direzione Centrale Rischi dell'Istituto. Questa intervista è stata realizzata in convenzione con l'INAIL. Dottor Di Luca, che cosa ha fatto l'INAIL per semplificare l'autoliquidazione del premio che coinvolge oltre 3 milioni di aziende? Le iniziative sono state numerose, già da qualche tempo ci stiamo lavorando sopra per semplificare gli adempimenti. Vorrei citare la possibilità di trasmettere le denunce delle retribuzioni per via telematica. Un altro prodotto nuovo è invece una procedura che consente di collegarsi al sito internet dell'INAIL e in questo modo fare tutti gli adempimenti, riempire la denuncia delle retribuzioni, farsi il calcolo del premio e poi trasmettere la denuncia delle retribuzioni all'INAIL cliccando un apposito tasto. Sono molti ad essere ancora diffidenti nei confronti delle dichiarazioni online. Che garanzie ci sono per coloro che decidono di fare la dichiarazione tramite internet? Abbiamo affinato il sistema. La diffidenza intanto nei confronti di un prodotto nuovo qual è quello che proponiamo era dovuta soprattutto al fatto di avere a disposizione una prova dell'avvenuta trasmissione delle denunce. Noi quest'anno abbiamo perfezionato il sistema delle ricevute e non ci limitiamo più a dare riscontro dell'avvenuta trasmissione, ma consentiamo ad ogni datore di lavoro, consulente o commercialista la possibilità di stamparsi il dettaglio del modulo trasmesso. Anche gli artigiani devono comunicare i dati retributivi? Si hanno occupato nel 2003 dei lavoratori dipendenti, altrimenti per loro stessi non devono annunciare retribuzioni in quanto vigono dei premi speciali. Il modulo comunque lo devono trasmettere anche questi ultimi laddove chiedono di poter pagare il premio in forma rateale. Dottor Di Luca, ricordiamo le scadenze e i punti per le informazioni. La scadenza per il pagamento è fissa al 16 di febbraio, fatta eccezione per coloro che intendono pagare in forma rateale. In questo caso possono pagare in 4 rate trimestrali, di cui la prima è il 16 di febbraio, con l'applicazione però degli interessi nella misura del 2,72% sulle ultime 3 rate. Entro il 16 di febbraio deve essere anche trasmessa la denuncia delle retribuzioni per chi utilizza il sistema ordinario del supporto cartaceo. Per chi invece si avvale dell'invio telematico al 16 di marzo. Le informazioni più dettagliate possono essere acquisite collegandosi al sito INAIL che è www.inail.it oppure chiamando il nostro numero verde 803 888.